l'antitesi tra Caino e Abele. Mi spiego. Per quanto riguarda, diciamo, l'umanità intera, è possibile raggrupparla in due, possiamo dire, in due specie, o quelli che seguono la via di Caino o quelli che seguono la via di Abele. Quindi tutte le religioni che credono che con la propria giustizia, con il proprio metodo, con le proprie forze, con le proprie opere, con i propri presunti meriti e via discorrendo, siano graditi a Dio e possano, diciamo, con questo farsi una strada per Dio, ecco, questi sono praticamente tutti della categoria della religione di Caino. Mentre invece la religione, tra virgolette, di Abele, ovvero quella del sacrificio del primogenito, del sangue nel quale vi è remissione di peccato, no? Che appunto è la via di Cristo, perché senza quel sangue benedetto e preziosissimo nessuno può comparire davanti alla santità del Padre. Quindi la prefigurazione dell'Antico Testamento, così come noi oggi, per grazia, nel nome di Gesù e per l'opera perfetta della croce compiuta da Gesù Cristo, noi possiamo entrare, dice proprio largamente, avere accesso al trono del Padre, al trono della grazia. Ci è stata aperta, come dire, questa via. Quindi, come ha giustamente sottolineato questo pastore, ci sono anche qualcuno che può dirsi cristiano, ma in realtà sta fondando la sua relazione con Dio, la sua, diciamo, incontro con Dio mediante le proprie opere, il cosiddetto legalismo o fariseismo, cioè cristiani che, mettendo da parte il sacrificio di Gesù, dimenticandosi, diciamo, di come noi non abbiamo abilità proprie per poterci accostare davanti alla santità, alla gloria di Dio, cercano con una propria autogiustizia di meritarsi e guadagnarsi il favore di Dio. Questa è proprio, come si potrebbe dire, proprio un errore pazzesco, perché nonostante si conosca la via scelta da Dio, ovvero quella di Cristo, del sacrificio di Gesù, il quale rinnova in noi una novità di vita per farci vivere ovviamente in santità, nella giustizia, nella volontà del Padre, però allo stesso tempo in realtà non sono fondati sull'opera di Cristo, perché viene messa da parte il sangue di Gesù, viene praticamente equiparata, diciamo, la fede cristiana alle religioni. È proprio lì l'errore. Non hai una piena rivelazione di quello che è veramente l'opera del Signore. Ecco perché noi non operiamo per essere più graditi a Dio, noi lo siamo in virtù della grazia di Dio, di quel sangue che è stato versato da Gesù. Ma allo stesso tempo, chiaramente, poi camminiamo in novità di vita, quindi ubbidendo al Signore con il suo aiuto, desiderosi di fare la volontà di Dio perché sappiamo che è buona, giusta e accettevole. Quindi è questo un pochino la cosa un pochino che mi viene in mente. Ci sono solamente la religione di Caino e poi la via invece di Abele. Non ci sono altre vie di mezzo.